Sciroppo sedativo per la tosse. Due semplici ma potenti ingredienti. Il più amato da tutte le nonne. Infatti è conosciutissimo. Io lo realizzo con una cipolla di Tropea e miele quanto basta. Ad ogni strato di cipolla corrisponde una bella cucchiaiata di miele. Terminato il procedimento, si chiude il barattolo e si lascia riposare per una notte intera. Dopodiché si può filtrare e usarlo al bisogno. Dura a lungo e non occorre consumarlo subito. Va riposto in dispensa al fresco. In caso di tosse o catarro, prenderne 3 o 4 cucchiai al giorno. Per ogni dettaglio vi lascio l'articolo nel primo commento. Grazie e alla prossima!